Cari amici di Bla Bla Bla, io oggi mi trovo qui ai premi Ferrari Awards e guardate un po' dove sono, nella mitica Ferrari. E oggi tra l'altro la Ferrari ha anche vinto, quindi dai, forza Italia. Allora, noi oggi siamo qui per seguire questa puntata, questo evento organizzato dalla presidente dell'Associazione Occhio dell'Arte, Lisa Bernardini, la dottoressa Lisa Bernardini, che noi ancora ringraziamo. E ci saranno tantissimi personaggi, noi come al solito siamo qui, li intervisteremo per voi, cattureremo tantissime immagini, quindi mi raccomando, state sempre così, inchiodati alla TV. E ci saranno, c'è il presidente, diciamo il padrino di questa manifestazione, Marco Baldini. E pensate, oggi è una giornata particolare anche per noi di Bla Bla Bla, perché proprio Gianni Testa, il mitico regista del programma Bla Bla Bla, verrà premiato nella sezione premi speciali per lo spettacolo, e quindi oggi Gianni Testa ritirerà il premio per Bla Bla Bla. Quindi Gianni, ancora tutti i miei complimenti, e dai, sempre forte così ti vogliamo, perché verrai premiato per i tuoi 35 anni di carriera, e devo dire che Gianni se li merita questo premio, se lo merita veramente, veramente, e noi siamo molto contenti. Quindi noi seguiremo l'evento per voi, faremo tantissime immagini, quindi rimanete sempre lì come già vi ho detto prima, e ci vediamo dopo. Allora, cari amici di Bla Bla Bla, io mi trovo qui alla terza edizione dei Ferrari Awards di Anzio e guardate con chi mi trovo, con Marco Baldini. Ciao Marco. Ciao, avessi detto Papa Francesco, avessi detto. Ti ringrazio. Guarda, io la prima cosa che ho chiesto a questi amici di questo Ferrari Club che si chiama Passione Rossa, io pensavo, quando mi hanno chiesto di fare il padrino a Passione Rossa, fosse un fan club di Rita Hayworth, poi invece ho scoperto che era la Ferrari e gli ho detto: siete sicuri? Proprio io? Mi conoscete? Quando mai potrò avere una Ferrari? Però insomma, sono orgoglioso di fare da padrino a uno dei marchi più famosi in Italia, poi fra l'altro ho pure vinto la Ferrari, dunque sì, Speriamo di portargli bene. Ma come no? Ma mai dire mai nella vita, Che la Ferrari può arrivare. Hai sentito, infatti? Sì, esatto. Ho sentito. Senti Marco, per l'appunto dicevamo che tu sei il padrino di questa edizione e Lisa Bernardini, presidente dell'Associazione Occhio dell'Arte, ti ha fortemente voluto. Sì, non se ne pentirà fra qualche minuto, però io la ringrazio perché Lisa è sempre una persona molto cara e molto carina con me, mi ha voluto anche in questa manifestazione, mi inzeppa dove può, mi infila sempre, insomma, diciamo sono un po' il suo jolly, ecco. Certo. Vabbè, un jolly non da poco, ragazzi. Allora, dovete sapere che Marco finalmente con questa sua splendida voce è tornato a fare radio, Sì, è una radio che appartiene a un portale web, il più famoso del calcio in Italia, si chiama Tutto Mercato Web, però probabilmente diventerà una radio a carattere nazionale. Sto facendo un programma con un imitatore fantastico, io per anni non ho fatto coppia con nessuno, dopo tanti anni, dopo il personaggio più famoso, ho scelto Gianfranco Butinar, che è un imitatore che è alla fine del mondo e che riesce a fare dei personaggi talmente bene che delle volte ho il sospetto che dall'altra parte del filo del telefono ci sia veramente il personaggio. Fa un Cassano strepitoso, un Costanzo strepitoso, un Califano strepitoso, riesce a fare dei personaggi che nessuno fa, come Del Neri dell'Udinese, cioè è bravissimo. Ci stiamo divertendo, facciamo un programma che va in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30. Se volete scaricarvi l'app, si chiama TMW Doppia Radio, la potete sentire dal telefonino. Il programma si chiama Baldini a 90, perché 90 sono i minuti di calcio e anche perché nella vita spesso mi hanno messo a 90, dunque. Però tu ti sei sempre ripreso e devo dire che ti stai riprendendo alla grande. E poi devo dirvi, care donne, Marco Baldini è diventato ancora più bello, qui lo stanno dicendo tutti. Guarda, quindi allora, se fossimo in radio ti potrebbero credere, ma visto che siamo in televisione lo vedono che dice una bugia, dunque formato tascabile. Sì, lui è sempre molto modesto. Senti Marco, allora altri progetti a parte la radio? Guarda, quello di scrivere un libro lo sto ultimando. E niente, poi ogni tanto mi chiamano in televisione.
ormai sono un vecchietto, diciamo che faccio parte più delle vecchie glorie che delle giovani promesse, dunque prendo un po' quello che mi capita, ecco. Ma credo molto in questo progetto radiofonico che potrebbe anche diventare un progetto televisivo. Antonella, tu sei qui come ospite per la categoria sport, perché dovete sapere che lei è campionessa 12 volte, ma io dico 12, ma lei molte di più, campionessa di bodybuilding e non solo, lei ha fatto tanti altri sport perché è una sportiva, ma ci racconterà meglio Antonella. Grazie della presentazione. Beh, è un po' difficile raccontare probabilmente una vita, no? Perché sono più di 30 anni che mi occupo e pratico attività sportiva. Il record è vero, non sono tanto i titoli, ma il fatto forse che sono stata una delle prime donne in Italia a entrare nel mondo della palestra. E quando ci sono entrata io era un po' particolare, mi allenavo palestre maschili, non mi potevo neanche fare la doccia perché era un'attività vista molto al maschile, ma moltissimi sport sono stati per anni un po' un'egemonia del mondo maschile, le donne atlete hanno un po' di difficoltà insomma a farlo, soprattutto quando diventano più grandi, quindi per me è sempre un onore, è sempre un piacere, no? Essere premiata o essere ascoltata proprio come esperienza un po' trasversale, insomma, al di là poi della scelta che ho fatto io, che è quella di uno sport un po' emblematico, perché il discorso dei muscoli, la dieta, il fatto di fare gare in bikini, insomma a volte è difficile, devo dire che come donna è stato difficile anche oggi. Poi in particolare ci tengo tantissimo, no? Io oggi sono qui ma sono anche la responsabile nazionale dell'Unione Sportiva delle Acli, quindi ho la scuola di formazione di questo ente di promozione del CONI e sto organizzando a Pescara dal 1 al 4 giugno un evento nazionale e ci tengo tantissimo perché non solo è una festa per tutti gli sportivi, continuo a vivere ogni giorno la difficoltà di conciliare l'attività sportiva praticata, la vita da donna, la vita istituzionale, quindi essere premiato ogni volta mi dà un po' di sorriso in più, dico allora non è, va bene questa fatica, va bene che le donne e gli uomini continuino a fare tante cose insieme, essere sportivi può essere conciliato anche con una vita sociale, con un impegno, insomma portare avanti quelli dello sport non è solo mettersi la tuta ma viverlo a 360 gradi per quello che può offrire, no? Come no? Lo sport è anche, no, ti forma anche nella vita, lo sport ti dà, no, un modo di affrontare anche la vita, insomma, con una marcia in più, no? Tantissimo. Ma rispetto... Sì, magari... sì, guarda, hai detto una cosa in cui credo tantissimo, ho anche scritto dei libri, no? E il discorso di usare lo sport come metafora di quello che ti propone la vita è fondamentale, infatti il messaggio, apposta ci tengo a questo evento di Pescara, e che stiamo organizzando, ma anche a tutte le attività formative che faccio nel mondo dello sport, è perché è più facile educare le persone attraverso la pratica sportiva che con i libri, la filosofia, la scuola, purtroppo è la verità, cioè un ragazzo, purtroppo, meno male la verità, un ragazzo si avvicina più facilmente a un messaggio importante, educativo, vivendo momenti ludici, motori e lo sport, piuttosto che magari imparando da un libro. Vero, devo dire io, che sono anche mamma, devo dire che è vero, me lo dice la comitiva di mio figlio. Senti Antonella, mamma è un uccellino, ha detto, no? Che ne so, Miss Universo ti ricorda qualcosa? In che senso? A te insomma, dai, come donna, come... Mi ricorda, insomma, voglio dire... Devo dire è recente, insomma l'ultimo mondiale l'ho vinto nel 2015, quindi per me è sempre lì e ogni volta mi fanno, ma che lo rifai anche questa? Ma è un gioco, cioè devo dire l'agonismo è anche un gioco, la mia fortuna è che nonostante tutto la parte veramente ludica e divertente dello sport è la cosa fondamentale che mi è rimasta dentro, ritorni un po' ragazzino ogni volta un po' la prima volta, quindi è divertente. Non si può medire, insomma, voglio dire, magari anche 80 anni. Abbiamo un'americana che gareggia, che ha più di 70 anni, che è stupenda, che ovviamente va oltre quello che appunto è il messaggio della performance e della bellezza, rappresenta proprio il vero spirito dello sport, non ha età, l'età è quella dentro. È vero, l'età è quella che una si sente dentro, non quella anagrafica, e poi lo sport, dai, mantiene giovani e finché uno ce la fa lo sport si può praticare, quindi che ben venga. Senti Antonella, noi ti ringraziamo grazie. Anche perché hai parlato del tuo evento, quello che stai preparando a Pescara, noi ti facciamo un in bocca al lupo e godiamoci questa giornata qui ai premi
premi Ferrari Awards. Io mi trovo con Dario Cirriccione, ci tengo a non sbagliare il cognome, giornalista Sky. Ciao Dario. E quindi oggi riceverai il premio anche tu nella categoria giornalisti. Sì, è una bellissima giornata. La primavera è appena iniziata e con queste Ferrari che brillano con il loro classico rosso Ferrari non poteva che essere una giornata più bella. In una giornata poi importante come questa, quando la Ferrari è tornata a sorridere, sì. Una grande vittoria, un gran premio che mancava da tanti anni, quindi una bellissima giornata. Ci fa veramente piacere e poi guarda che magnifica giornata, proprio il sole, le Ferrari, bellissima gente, bellissimi ospiti, si riceveranno anche dei premi, insomma. Più di questo, dai. Beh, sì, poi ci possiamo stare, no, oggi? È un periodo in cui il giornalismo ha anche bisogno di premi, di essere premiato, sì. Perché il nostro lavoro è particolarmente importante in questo periodo in cui ci troviamo a raccontare sempre tutto sul filo del secondo e soprattutto a confrontarci con le cosiddette fake news, cioè quelle notizie false che circolano su organi di informazione paralleli a quelli tradizionali, e quindi dobbiamo un po' faticare il doppio, no? Raccontare la cronaca normale e smentire quelli che fanno filtrare false notizie. Senti, ma da collega adesso, così tra di noi, tanto non ci sente nessuno, però queste notizie false, no? Ma non bisognerebbe, insomma, prendere dei provvedimenti seri, insomma, no? Cercare, no, di bloccarle, insomma, di fare qualcosa, no? Guarda, io credo che i primi a dover fare qualcosa dobbiamo essere noi, nel senso, sì. Che dobbiamo essere consapevoli di riuscire ad approfondire, riuscire a studiare, quindi probabilmente prenderci qualche minuto in più di riflessione senza avere paura di prendere il cosiddetto buco nei confronti, sì. Degli avversari, certo. Prenderci un po' più di tempo per riflettere e verificare che una notizia sia vera, sì. E a quel punto approfondirla, quindi fare una pubblicazione approfondita, oppure smentirla e quindi in quel caso non approfondirla e non contribuire a diffondere false notizie. Ai premi Ferrari Awards qui di Anzio oggi ho un ospite speciale, guardate un po' chi c'è con me, Gianni Testa. Ciao bella, come stai? Bene, bene, grazie, tu come stai? Discretamente, qua non è che si dorme tanto, però discretamente, quindi tu lavori tantissimo, sei sempre sul pezzo, come si dice in gergo, e quindi certo dorme poco il nostro Gianni, il nostro caro regista Gianni. Allora Gianni, oggi noi siamo qui, sì, per riprendere l'evento con tutti gli artisti, ma anche perché oggi tu tra poco, proprio tra pochi minuti, Gianni Testa riceverà il premio nella sezione premi speciali per lo spettacolo come editore per il suo Bla Bla Bla, che ormai va da 35 anni alla grande. Sì, finalmente dopo tanto tanto tempo, quindi la dottoressa Lisa Bernardini ha creduto in me, quindi a darmi questo premio, e questo premio io lo voglio dedicare prima di tutto a tutte le equipe che ho io, che ho avuto da 35 anni, personalmente a voi e a te personalmente, che veramente, grazie. Sei una, non posso camminare per la strada, una grande giornalista, grazie a te, a Angelo e non solo, a tutte le televisioni che hanno creduto in me, sì. E personalmente, perché se non c'è visione, quindi è la gente che giudica, se dura il programma di, certo. 35 anni, evidentemente, certo. Evidentemente cioè abbiamo un ascolto, quindi certo. Un ascolto, uno share, se no le televisioni non ti mandano, certo. Quindi noi duriamo, e vorrei praticamente ringraziare tutte le televisioni e Teleuniverso, ripeto Teleuniverso, che è una grande televisione professionale, sì. Sì. Che ha creduto in me la prima volta come cantautore e adesso come produttore e regista di questo programma. Ringrazio ancora Teleuniverso per avermi dato questa opportunità e anche a stare oggi qui, e saluto tutte le equipe di Teleuniverso e dedico il premio a tutti voi. Welcome along to the 2017 Formula One World Championship. Melbourne looks an absolute picture today. And they're still working on that Red Bull car to try and get it fixed. He broke down on his way to the grid. I keep my fingers crossed that he will rejoin the rest of the pack and will get going at some stage. We have five lights on ahead of the drivers. It's lights out and away we go. Hamilton gets away very well indeed. Sebastian Vettel has to cover off Valtteri Bottas. Verstappen's already challenging Kimi Raikkonen into turn one. The first two, so Hamilton and Vettel go through unscathed. Then comes Bottas and Raikkonen just ahead of Verstappen. A bit clumsy, it looked like Verstappen van Dorn towards the rear there in the McLaren. But Hamilton into turn three we go now. Felipe Massa challenging on Max Verstappen, and it looks like as well the play have been lost for Romain Grosjean, and going off the salvo of Marcus Ericsson and Kevin Magnussen in the Haas down at turn three. Allora Demetra, tu sei qui per ricevere il premio?
premio Ferrari Awards nella categoria spettacolo e tra poco proprio lo riceverai. Sei emozionata? Sono molto emozionata e poi sono contenta di essere qua perché sto incontrando un sacco di amici, tutti appassionati della Ferrari e anch'io sono chi non è appassionato alla Ferrari, diciamo. È l'occasione di venire a ricevere questo bello premio e passare una bella giornata con gli amici. Questo è vero, sempre bellissima gente qui. Senti Demetra, è da poco uscito un tuo film, ne vogliamo parlare? Ci racconti un po'? Certo, è appena uscito il mio film che si chiama Italian Business, sta in cinema adesso con Maurizio Mattioli, Umberto Smiler, Pippo Franco, io e della regia Mario Chiavellin. È una commedia molto carina, molto simpatico e sta andando abbastanza bene, allora siamo tutti contenti. Siamo contenti anche noi e mi raccomando, lo dico ai miei telespettatori, che loro ci seguono e sono fedelissimi, andatelo a vedere perché ne vale veramente la pena, con la bellissima e bravissima certo, guardate, Gianni, fai un primo piano a questi occhi stupendi? Lo so, birbante, che a te non ti sfugge. Allora, noi facciamo ancora tanti auguri alla bellissima e bravissima Demetra che tra poco riceverà il premio. Grazie per essere stata qui con noi e ancora complimenti per tutto, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie, bocca al lupo a tutto il mondo. Tu oggi riceverai qui il premio, qui ai premi Ferrari Awards di Anzio, nella categoria giornalista, giustamente. Sì, devo dire sono molto onorato perché io in realtà faccio giornalista sportivo, quindi giornate Ferrari vinto, premio Ferrari, una giornata splendida così, e devo dire è un piacere stare qui intanto con molti amici e colleghi, prima di tutto. Nella vita secondo me noi giornalisti vieni premiato di solito, io penso così, del telespettatore, lettore, quando è perché tu fai un lavoro viene apprezzato, perché poi io sono corrispondente, molti testate importanti da tanti anni, quindi mi considero abbastanza professionista perché dico questo, ho cercato di fare sempre i miei lavori in migliori modi, rispettando delle regole, sempre sono stata così, almeno ho provato, poi insomma non siamo perfetti, però ho cercato di fare il mio meglio, quindi posso dire che sono stato apprezzato molto e poi devo dire da molti anni collaboro con tutte le testate più importanti italiane come opinioniste, tipo Sky, Mediaset, la Rai, quindi insomma un punto di riferimento. Soprattutto però qui un po' argomenti cambiamo, un po' politica internazionale, però devo dire che un punto di riferimento sul sport sono sempre ottimi rapporti con colleghi e amici italiani, quindi quella occasione meglio di oggi ricevere un premio che è per me molto importante, certo. E poi stare con amici, divertirsi, insomma ricordare una giornata così bella e piacevole. Purtroppo Antonio non è potuto essere qui con noi oggi perché ha un impegno a Torino, però comunque c'è Simona a rappresentarlo. Allora Simona, intanto tu hai il ruolo di, mi dicevi, direttrice editoriale, di Viola Editrice. Okay. Sì. Raccontaci insomma. Diciamo che oggi sarebbe dovuto essere qui lui per parlare del proprio libro, non c'è, imprevisto si trova a Torino, quindi che dire di questo libro? Il pescatore di Amalfi di Antonio Zichila è sicuramente un libro che lascia abbastanza stupito il pubblico, no? Il lettore, perché? Perché praticamente attraverso quest'opera Antonio parla di sé, perché inizia dai primordi, no? Quindi da quando era bambino, ma la cosa piuttosto incredibile è che il lettore non si aspetta di trovare un Antonio così, così forse diverso, sì. No? Antonio è una persona vivace, lo conosciamo tutti, sappiamo infatti, tutti che è abbastanza vivace. Infatti, scusa se ti interrompo, infatti sì. È proprio questo quello che noi cerchiamo di fare oggi, no? Di raccontare un Antonio inedito, diverso, inedito, che magari uno non si aspetta, invece Antonio è anche questo.
Allora, Antonio, anche questo, tant'è che personalmente ho anche intervistato Antonio e quando lui mi ha proposto a Viola Editrice appunto questa sua opera, le bozze, insomma, le guardavamo insieme in un bar, al Just Casini dell'Eur. Sì. E la cosa interessante di questo libro è che dentro ci sono anche i miei pensieri fuori campo, diciamo così, perché mentre lui mi parlava o mi leggeva parte del suo romanzo, io lo guardavo e avevo delle mie riflessioni, dei miei pensieri, che poi invece ho trascritto nell'opera. Quindi molto interessante, ma una cosa che nessuno si aspetta appunto da un personaggio così vivace e anche un po' eccentrico, no? Sì. Come Antonio, è che lui ha invece una vita interiore molto, molto importante, tant'è che addirittura in questo libro troviamo addirittura delle poesie. E quindi è un Antonio che sicuramente le persone non sono abituate a conoscere, non è l'Antonio che siamo abituati a vedere negli schermi, ecco, sì. Anche se parla della sua vita, ma senza scendere troppo nei particolari, non è un libro di gossip, questo ci tengo a dirlo, è veramente un libro interiore. E qui ai premi Ferrari Awards non poteva mancare la bellissima e bravissima Francesca Rettondini. Ciao Francesca. Ciao cara, grazie della presentazione. Te la meriti. Allora Francesca, tra poco anche tu riceverai il premio nella categoria spettacolo come attrice, showgirl, perché sei un personaggio completo. Da partita come showgirl tanti anni fa, ormai non ho più ricordi, e poi ho proseguito con il mestiere, insomma, dell'attrice, tante fiction, film, tante cose, tanti anni. Piacevoli. Non danno il premio alla carriera, sono finita proprio, è la fine, no, perché quando ti danno il premio alla carriera... È finita. Cioè, siamo sulla via del tramonto. No, esatto. No, tu hai ancora tanta strada, poi sei così giovane. È vero, quindi. È vero, hai ragione. Senti Francesca, i tuoi progetti, quello che stai facendo adesso? Appunto, a proposito di strada, ho imboccato la strada impervia della produzione cinematografica. Ho una società che si occupa di produzione e mi accingo a partire con il primo film al quale ho lavorato per un anno e mezzo intensamente, il film sulla storia del pugile Patrizio Oliva, che tutti conoscono e si ricordano quantomeno, il nostro mito sportivo degli anni Ottanta. Ed è veramente una bellissima storia. Io dico che tutti i grandi personaggi hanno alle spalle una storia importante di vita, e lui ce l'ha, anzi è bellissima, anche drammatica, e quindi sarà comunque un dramma familiare. Puntiamo più sulla, diciamo, sulla famiglia, sul percorso, più che su quello che tutti sappiamo, sì, le sue gesta sportive ovviamente. E quindi sarà un bellissimo film, quindi diventerò produttrice a tutti gli effetti. Oh, vedi, questo ci fa molto piacere. E noi ti facciamo tanti auguri, Gianni, veramente. Mi dice, meno male, sei contento Gianni? Sono mangiato i puri. Che carino. Gianni, noi abbiamo un ricordo, tra l'altro Gianni mi deve portare una fotografia. Lo so, con me e Giovanotti, l'ha detto, e Giovanotti, che ha ritrovato dopo la bellezza di più di due, più di 20, quasi 30, e ha ritrovato questa foto abbracciata a Giovanotti, dove io facevo la hostess della Coca-Cola. Ero vestita tutta così, ma avevo 16 anni, avevo quanti anni avevo più o meno, insomma, quelli. Quindi fate i calcoli, capito. Arriva del tramonto, arriva, vedi, del gara. E di strada ne hai fatta, vedi? Complimenti. Beh, insomma, sì, diciamo che sono una che non molla mai. Cadi tante volte, però ecco, l'importante è avere la prontezza e la freschezza mentale di dire ok, questa cosa bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Mai farsi affliggersi, perché tanto la vita è così, piena di alti e bassi, per tutti. Thank you.
Allora, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Noi abbiamo catturato tantissime immagini per voi, l'avete viste, spero che vi siano piaciute. Noi abbiamo fatto anche un giro in Ferrari, io e il mio regista, quindi oggi veramente grande emozione. Poi proprio oggi che la Ferrari ha vinto, lo ricordiamo ancora una volta, quindi giornata veramente stupenda. Noi abbiamo seguito i Premi Awards qui da Anzio, veramente una giornata ricca di tantissimi ospiti, veramente tutti molto carini, molto, molto preparati, e a cui questa giornata ha regalato un po' di serenità. Infatti siamo stati veramente bene qui. Noi ringraziamo ancora la presidente dell'associazione Occhio dell'Arte, la dottoressa Lisa Bernardini, per averci invitati. Grazie ancora Lisa, e grazie per aver organizzato sempre in maniera stupenda, eccellente l'evento, come del resto tutti i tuoi eventi. Cari amici, qui da Anzio è tutto, io vi do il mio solito bacio e vi ringrazio, e vi ringrazio anche il mio regista Gianni Testa, che come avete visto anche lui oggi ha preso il premio per Premi Awards nella categoria spettacolo, premio speciale, e noi facciamo ancora tanti auguri a Gianni Testa, e io le mando il mio solito bacio a lui e a tutti voi. A presto, alla prossima.